San Luigi Orione, uno dei santi più importanti dell'Italia a cavallo tra 8 e 900, che dipana la sua importanza non solo sul piano della carità e poi quello dell'educazione, ma anche sul piano politico e sociale, nacque a Pontecurone, diocesi di Tortona, il 23 giugno 1872. Da ragazzo fece il manovale, a 13 anni entra presso i francescani, ma poi una influenza persistente, anzi una polmonite, gli fanno perdere l'anno, per cui esce dai francescani. E quindi fa in tempo ad entrare tra i salesiani e a conoscere Don Bosco, dove si ferma fino al 1889. Poi entra nel seminario di Tortona e siccome non ha i soldi necessari per procurarsi la dote, lui lavora in cattedrale facendo il sagrestano e dormendo in una piccola celletta vicino al campanile della cattedrale di Tortona. Ma lì subito inizia il suo apostolato travolgente, importante. Quella cameretta, quella celletta diventa troppo piccola per i ragazzi che si recano a visitarlo. Apre l'oratorio San Luigi, apre il collegio San Bernardino, la provvidenza lo fornisce di aiuti e di risorse. Nel 1895 egli diventa sacerdote e qui inizia il suo apostolato che ha dell'incredibile perché fonda i figli della Divina Provvidenza, un ordine religioso maschile molto legato al Papa. Tra l'altro, in questo egli rassomigliava spiritualmente a San Giovanni Bosco, che aveva avuto la fortuna, come ho detto, di conoscere e di ricevere da lui la benedizione. E poi fonda le piccole figlie della carità, le piccole suore della carità, che è il ramo femminile. Ma fonda anche degli eremiti, tra cui apparterrà anche il famoso frate Ave Maria, e fonda le Sacramentine Cieche, un ordine di suore che raccoglie donne non vedenti che fanno l'adorazione eucaristica. E la sua opera si espande e comprende collegi, comprende oratori, comprende colonie estive. Comprende scuole artigianali e professionali. Diventa tanto famoso che durante il grande terremoto di Messina, Reggio Calabria, il Papa lo nomina per alcuni mesi vicario, poiché il vescovo era morto appunto nel terremoto, della diocesi di Messina. E poi si segnala nella carità anche durante il terremoto della Marsica, avvenuto nel 1915 negli Abruzzi, ma il suo ruolo è importantissimo anche nella risoluzione che avviene nel 1929 della cosiddetta questione romana, cioè del dissidio che si era aperto tra lo Stato italiano e il papato a seguito della presa di Porta Pia, della presa di Roma. E quindi i patti lateranensi firmati dal cardinal Gasparri e da Mussolini hanno sicuramente come protagonisti della trattativa non solo il fratello del futuro Pio XII, cioè l'avvocato Francesco Pacelli, ma anche Don Luigi Orione. Diviene confidente di pontefici, fa due viaggi in Argentina per fondare missioni, ospedali e luoghi di evangelizzazione, è una delle personalità cattoliche più in vista della prima metà del 1900 in Italia. Una figura sicuramente ardente, ardente sul piano spirituale e entusiasta sul piano umano per quanto riguarda la missione e la testimonianza cattolica. È un esempio e un modello anche per i preti del nostro tempo, di zelo,
di ardore apostolico, di capacità missionaria e anche di capacità di conciliare il culto a Dio e la cura delle periferie, dei poveri, come tante volte il nostro Papa Francesco dice. San Luigi Orione, campione della carità e della santità anche contemplativa, prega per noi.